5 mesi di messa in onda di Amici, Nicolà Borgogni e Giovanni Tessi avevano instaurato un forte legame di amicizia. I due ballerini sono sempre molto vicini e la rivalità tra loro è sempre stata molto leale. Ci ha pensato il maestro Raimondo Todaro a far crollare l'amicizia tra i due partecipanti, inviando un guanto di sfida a Nicolà. Dalle parole di Todaro si evince la volontà di fare una sfida equa, visto che il tema dell'esibizione sarà un flamenco, sostenendo che sia un genere estraneo ad entrambi. La delusione di Nicolà è invece evidente perché ritiene che in quanto ballo latino avvantaggi solato il suo rivale e che l'assegnazione NN sia equa affatto. Contemporaneamente è arrivato un altro guanto di sfida per Giovanni contro Emmanuel Lo, altro suo caro amico. La sfida prevede in questo caso una coreografia ricca di prese in coppia con Elena Daario, con cui Emanuele ha molta confidenza essendosi esibito con lei diverse volte. Giovanni si è sfogato con il suo maestro, dimostrandosi inclemente nei confronti dell'amico e inveendo contro di lui, usando parole molto dure. La sua rabbia è stata documentata da alcune riprese in cui divede quanto il ragazzo sia sotto pressione. La produzione ha mostrato i video a Nicolà, che ha reagito molto male sentendo le parole crude di Giovanni. Lo ha offeso sulla preparazione, sulle esibizioni e anche sulle sue origini. Hai sminuito il mio lavoro e in questi mesi dicevi altro. Io ho ricevuto un guanto di sfida contro di te e non ho detto nulla contro. Io do valore al nostro rapporto. Difficilmente l'amicizia tra Giovanni e Nicolà tornerà ad essere serena, visto i toni della disputa e la tensione per l'imminente serale. Vedremo chi vincerà la sfida, ma i rapporti ormai sono incrinati e hanno già superato il punto di rottura.